Vediamo, taccuino. Tutti? No. Punti dati. Questo. Dunque, vincola, sottoscrivente, cacciatrice, perché ha firmato anche. Cacciatrice rintraccerà e riporterà due membri dell'organizzazione dei cercatori colpevoli di aver sottratto pergamene recanti l'ubicazione di antiche reliquie. Il cercatore consiglia di concentrare la ricerca lungo le vie battute comunemente dai ladri. La cacciatrice prende atto che l'accettazione del presente contratto comporta rischi a ferite fisiche, psicologiche, dolore. Non serve trattare quei guanti. Vabbè, questo è... alla fine si può anche leggere, ma fino a un certo punto. Possiamo passare. Possiamo passare. Tutto vuoto, ma l'attrezzatura sembra Oseram. Forse appartiene ai ladri che cerco. Posso usare il focus per rintracciarli. Domani però. In questo mondo alle 5 di mattina già c'è un chiaro sempre. Dipende dal periodo dell'anno. Non è che necessariamente ci sia chiaro alle 5 di mattina. Allora. Beccati. Quelle tracce mi porteranno dai ladri. È successo qualcosa. Hanno cambiato direzione. Perché? Cos'è sta roba a zigzag? Oh cavolo. Come ho fatto a non vederlo? Celer morsi. No, vabbè, Hanno attaccato di scriptato. sorpresa e inseguito i ladri fin qui. Gli è andata male. Almeno posso recuperare le pergamene di Anda. Non è così semplice, Eccole. vero? Parlano di rovine presso una torre di metallo. È meglio che riporti le reliquie ad Anda. Così nessun altro finirà ammazzato. I Celer Morsi devono essere veloci in acqua come sulla terraferma. Allora, vediamo. Detto che il cibo dura pochissimo. Ok, tutta zona. No. Sì. Andiamo avanti con quella principale, va? Però eravamo qui. Vabbè. Che duri così tanto questo cibo? Inutile usare munizioni fulminanti. Spara sa... Cos'è quel no che faceva? Un piccolo bug, mi sa. Supporti per carico. Rimozione d'abilità. Che abilità, ecco, supporti per carico. Tira le cose. Generatore gravitazionale. Assisto dopo uccisione questo. Di là invece quel bestione là. È sempre lo stesso. Sì.
L'altro c'è. Niente qua. Ecco la torre di metallo. Le reliquie che vuole Anda sono qui intorno. Lassù, che siano quelle. E come faccio a raggiungerle? Volando? La torre di... Respira piano. Devo saltare fino... No, ok, aspetta qua. Che non girava attorno. Eccolo qua. Almeno sono scesa. Allora, in realtà qua c'è di nuovo una reliquia. Speriamo che non sia rovine del mondo antico. Casino. Mi piacerebbe esplorarle. Potrei scoprire qualcosa. Ana del Fuggiasco. Bene. Vediamo un po'. Che ti penetra nelle ossa. Ops. No, vabbè. Ti avresti visto incastrarsi. Là c'è una reliquia, ma come la raggiungo? Là dentro c'è anche un modulo chiave. Non c'è andare. Può agganciare, no? Meglio che non sia indietro. Beh, tutto ste giro e siamo tornati fuori di qua. Chiusa. Credo che serva un modulo chiave. Ah, no.
pensando che magari bisogna portare sulla scatola. Qua c'è uno scivolo. Ma non è possibile. Quindi? Aspetta, aspetta, aspetta. Qua forse sì, no? Ce l'hanno col vizio di farci spostare le cose. Sì, da vicino. Ce l'hanno col vizio di farci spostare le cose. Dai, ma cavolo. Per metri e metri. Quell'altro là della... del vagone, no? Ecco qua. Ops, ops. Si sta muovendo un po' troppo nei miei gusti, ma... come facciamo a buttare giù questo, scusa? Dove dovremmo buttarlo questo? Potrei usare quella cassa. Questa non si sposta più di qua. E beh, qui ho messo il muretto. Cosa vuol dire? Scusa, butto giù di qua. Dopo averla messa qua. Nemmeno ha sfondato il coso qua. Si è incastrato. Non ho messo il blocco. Quindi? Qua c'è questo gradino qua, quindi qui non passa. Non mi serve però che vada sopra qua. Quindi che ha a che vedere l'averla messa là? Non sono così ovvie le... qua. Beh, sarebbe stato troppo facile. Ora come raggiungo quella sporgenza? Stavo anche pensando di che era da usare tutte e due, ma evidentemente come facevamo a portarle tutte e due? Mettere una sopra l'altra. Soprattutto adesso.
Che facciamo? Da prima. Questo non è alto abbastanza, no? Vediamo un attimo a dire. Qua forse. Mi aspetto un giochetto del genere, quindi può essere che sia. Può essere che sia così, infatti. Dicevo, mi aspetto che prima o poi ci sia una cosa da tipo da impilare. È una delle possibili varianti, no? Ok, così, così. Ha funzionato. Qui sopra. Però non abbiamo. Di solito ci chiede. Ci chiede un codice, no? Posso aprire la porta? Bene. No, stavolta non serviva, ok. E aprire qui? A cosa serve? Vabbè. Possiamo prendere almeno una scatola. Questo freddo mi spacca la pelle. Qua è freddo? Freddo fa qua. Fatti. Bene, ecco la reliquia. Lo terrò da parte per ora. Potrebbe tornare utile in seguito. La macchina di fronte al laghetto. Buono. Ho fatto anche questo. Abbiamo solo 19 punti da spendere. Allora. Consegniamo questo, eh.
Ho le antiche reliquie dalle rovine di cui parlavi. Le ho trovate inseguendo quei ladri. Credo si fossero cacciati in guai troppo grossi per loro. L'Ovest proibito è un luogo insidioso. Direi che hai fatto la tua parte. Sì, dai. Quanto ai tesori che mi hai portato, ne farò buon uso. Cioè, la voce di lei sembra un po' appunto camuffata, un po' corretta, non è molto chiaro, però. Me ne vado. Buona fortuna. Ho cambiato un attimo il filtro, ma non si capisce. Non capisco perché dia qualche difetto. Questo sarà senz'altro il mio lavoro più ispirato. Questione di numeri del chroma key praticamente. Boh, non so, vedo che c'è un po' di... Adesso è andato via di nuovo. Però mi è sembrato di vedere un video in cui si vedeva con certi, boh, non lo so. Però può darsi che fosse un video un po' vecchio, perché l'ho alzato e... Che c'è ancora? Aloy, spero che tu stia lavorando sodo a quei contratti. Sì. Devo partire. Boh. Non so perché c'era su... bisogno di me, sai dove trovarmi. Il numero di passi, cioè non dà nulla. Non abbiamo nulla da consegnare, quindi cavolo. Che vuoi da noi? Torni, è tornata quella principale, sì. E... Andiamola. È un telo verde. Nulla di più, nulla di meno. Un telone verde. Ho fatto il suo supporto e via. Non è la soluzione più elegante. C'è da dire che, per esempio, quando uno gioca invece giochi rapidi, tipo un Call of Duty così, e lo streama, la cosa migliore sarebbe invece avere uno sfondo normale, cioè la camera, quello che è lo studio, quello che è. Perché? Perché così si vede meglio lo streamer. Perché diciamo quel rettangolone lì viene elaborato e compresso meno che solo lo streamer da solo. Quando c'è solo lo streamer da solo rischia di essere, cioè di sparire anche un po' lo streamer nella complessità. Invece tutto sommato, quando appunto si vede anche la camerina, quello che è un po' salvaguardata la cosa, è un po' una... però francamente piace molto di più così. Ok, comunque vediamo qua e qua. Stavo tornando indietro, mi sembra un po' strano. Da qua vediamo un giocatore di batosta. Qua c'è un altro scatola nera. Comunque qua è carino, vediamo. Usciamo dalle montagne e ci troviamo sulla costa. Poi qui non so, c'è una specie di laghetto naturale. Non so come si chiamano questi casi. Non è un laghetto alla fine. Il mare che lì è rimasto. Un altro avamposto rimasto. Devo prendere il loro capo.
Vediamo cosa ci dà. Gufo? Un cielo delle nevi intero. Ok, qua. Dobbiamo salire lì sopra. Qua. Perché siamo in combattimento. Cosa che c'è qua? Sceso, aria più fredda. Mi sto avvicinando a Cimaroccia. Perfetto qua. Si incastra ovunque. Ancora questi qua. Tra parentesi. Dov'è le radici? Vedremo come andrà. Sono le radici. E sì, fate lì. Eccomi a Cimaroccia. Cotallo mi sta aspettando. Ma forse prima darò un'occhiata in giro. Se qua dici che hai freddo, ci sta. Ma là. Carino che ognuno c'ha il suo colore. Ok, sentiamo cosa vuol dire questa. La campionessa dell'Est in carne ossa. No. Se è lei, le devo parlare. Vieni a scambiare. Oltre quelle dei Cargia, molto diverse dalla nostra. Ozan, Nora, Danuta. Quello che hai fatto per la mia gente è noto in tutte le terre dei clan. Vorrei aiutarti come posso, riferendoti ciò che vedo e sento. Da queste parti non succede nulla senza che io lo sappia. Infatti, ci sarebbe una cosa. Più vai a ovest, più le macchine sono pericolose. Un consiglio, fermati ai nostri terreni di caccia verso sud. Allenati bene prima di combattere sul serio. Farò come dici, se dovessi trovarmi da quelle parti. Monti Costa Ripido. Ah, il terreno di caccia, praticamente. Vabbè, questa qua. Parliamoci lo stesso. Vendiamo un po' di roba. Quindi, per frammenti. L'unico è questo che è ambiguo. O acquistare parti di macchine dai mercanti che forniscono contratti di recupero. Ah, ok, da quelli in pratica. Da tipo la prima tizia con la voce camuffata. Non sono mai abbastanza. Ancora nessuna notizia da cima. Cosa che c'è poi? Un'acqua. Ha preso un marchio ed è convinto di poter sfidare l'indomabile. Scorta, vediamo che armi ha. Scaglia d'arti martellante. Dardi esplosivi. Prendiamo. La straniera è grande. Gli altri domani. Vieni, facciamo qualche appena fatto lo scambio con te, vabbè. E io sarò lì a guardare. Qui c'è quello di batosta.
Qualcuno che gioca a batosta meccanica? Forte! Questo è... competente. Manca ancora un punto qua. Ciao. Sopra. Dice basta. Quindi di cosa stavamo parlando?